Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi proviamo un distributore gratuito nuovo. RootNote dovrebbe chiamarsi. Allora, è gratuito, ha anche una versione a pagamento. Vediamo un po'. La distribuzione gratuita praticamente dovrebbe funzionare così. Ti distribuisce un po' ovunque. E ti gira l'85% delle royalty, quindi trattiene il 25%, trattiene un po' di più rispetto a Soundrop, che mi sa si aggira intorno al 15%. Volendo, c'è anche quello a pagamento, in cui praticamente pagando una quota voi mantenete il 100% delle royalty. Un singolo costa 10 euro, un EP costa 20 euro, un album costa 30, scusate, sono dollari, 30 dollari, un album esteso 45 dollari. Ma a noi adesso non interessa il piano a pagamento, proviamo quello gratuito. Se vi interessa, comunque, trovate il link in descrizione per utilizzare appunto RootNote in maniera gratuita. Allora, io mi sono già registrato, molto semplice, con password, nome utente. Vi chiede subito quando vi registrate la mail di PayPal, quindi immagino che tutto avvenga con PayPal, la rendicontazione, diciamo, i pagamenti. Nel momento in cui ti registri, ti chiede nome, cognome, mail, PayPal, la mail di PayPal e niente, ti crea l'account. E adesso noi andremo in questo che sarà a tutti gli effetti un video tutorial, perché utilizzerò per la prima volta questo distributore nella sua versione gratuita, la prima volta con voi, perché sto registrando e andrò a caricare una canzone molto bella che abbiamo fatto insieme, però è una canzone che mi sono accorto non è presente su Spotify, forse perché è uscita 8 anni fa, l'1 febbraio del 2012, è una canzone che uscita con la Fame Disc, la mia etichetta, era il 2012, 6 mesi dopo la nascita della Fame Dischi, la mia etichetta, avevamo fatto questa compilation con degli inediti, delle cover, per festeggiare i primi 6 mesi di attività. Il brano si intitola Oggi sono in ferie ed è un brano scritto da Marazzita con la collaborazione mia e di Corrado Meraviglia, che erano, diciamo, erano i cantautori dell'etichetta all'epoca, poi ne sono arrivati altri, comunque Marazzita, Michele Maraglino e Corrado Meraviglia, Oggi sono in ferie. Andiamo a caricare questo brano, perché c'era solo il video su YouTube e anche la canzone con l'immagine fissa su YouTube, ma su Spotify non c'è, e quindi andremo a colmare questa lacuna. Faremo un'uscita vecchia, quindi utilizzeremo appunto questo distributore. Immagino ci sarà la possibilità di selezionare come data di uscita il prima possibile, selezionando una data nel passato, ma adesso vediamo. Lo provo con voi. Creiamo una nuova release. Quindi una volta che ci siamo loggati, andiamo su distribuzione e creiamo una nuova release qui. Vedete, ho fatto il login, questo è il mio account. Ok, solito passaggio dei codici, noi non li abbiamo e quindi lo genererà il distributore. Allora, il titolo: Oggi sono in ferie. Ok. Creiamo la release. Clicchiamo qui. Attenzione, ci sono problemi col Covid. Ok, va bene. È un... vedete, molto semplice. Qui credo dobbiamo andare a... compilare le varie parti, vediamo i dettagli dell'album, vedete? Poi l'artwork, molto semplice. Allora, facciamo che è italiano, perché è una canzone italiana. Album, singolo, EP, titolo, Oggi sono in ferie. Album version, no. Compilation, album no. Artist name, Marazzita. Lo scriviamo così o lo scriviamo minuscolo? Scriviamolo minuscolo, perché io spero che poi finisca nello Spotify di tutti noi. Altri artisti, sì, primary featuring. Beh, questa cosa mi piace. Michele Maraglino,
Mettiamone un altro, featuring Corrado. Meraviglia. Ho scritto bene? È un pezzo indie, 8 anni fa l'indie andava alla grande, se ci fosse, diciamo, non c'è c'è Indian, non so se vuol dire quello. Mettiamo singer-songwriter, secondary genre, alternative. Se non c'è indie... Indiano, no, non è indiano, instrumento, non è strumento. Mettiamo i alternative. Ok, l'anno era il 2012, giusto? 2012, 2012, record label name era La Fame Dischi. Bla bla bla. Mettiamo La Fame Dischi, sì, dai, mettiamo La Fame Dischi, composizione. Fame, Dischi 2012, original release. Che spettacolo! Era l'1 febbraio. Fammi andare qui nel passato. Andiamo nel passato. Posso andare nel passato? Posso andare nel passato? Andiamo nel 2012. Andiamo a febbraio 2012. Era un venerdì. Eravamo dei precursori. No, non era un venerdì. Chiedo scusa. Era un mercoledì, non significa niente. Ok, ragazzi. Quindi era l'1 febbraio del 2012. Non contiene contenuti espliciti. Pre-order, sale, start date. Non mettiamo niente. Ok, quindi album version non ci interessa. Oggi sono in ferie. Il primo è Marazzita. Poi c'è Michele Maralino e Corrado Meraviglia. 2012. Salva e continua. Andiamo avanti. Sembra abbastanza. Sembra abbastanza comunque semplice. Vedete, completo. Carichiamo l'audio. Allora, choose file. Track name. Devo scrivere di nuovo il titolo? Mettiamo, oggi sono in ferie. La traccia è stata caricata. Salva e continua. E anche questa è fatta, giusto? Perché mi ha riportato qui? Salva e continua. No, ogni volta mi riporta. I'm finished. È un singolo, no? Vedete, già prende forma. No explicit. Label La Fame Dischi. Dischi La Fame Dischi. Release date. Ok, andiamo con l'artwork. Allora, ragazzi, consigli per l'artwork, ovviamente una bella immagine 3000x3000 pixel, consigliatissime. Poi ci devono essere i nomi in ben in evidenza. Questo è un consiglio. Vedete, linee guida, neanche a farlo apposta, anche loro lo comunicano. Salva e continua. Speriamo che vada bene. Salva e continua, questa è la vecchia copertina. Ah, che carino! Marazzita, Maraglino, meraviglia, mi piace. Adesso andiamo credo nella parte in cui si selezionano gli store. Me dice che è uscita. Oggi sono in ferie. Vabbè, dove sono gli store? Gli store. Sta caricando. Vogliamo. Vedete, è tutto completo qui. È tutto illuminato di verde. Ci manca la parte. Vedete, c'è Marazzita che è il primo e noi siamo i featuring. Ce l'ha fatta. Allora, io li selezionerei tutti. Ah, ragazzi, interessante. È molto interessante perché c'è TikTok, c'è un po' di roba. Se io li seleziono tutti, mi farà pagare qualcosa? Anche YouTube. Tutto standard, mettiamo i prezzi. Territorio.
I territori tutti, store tutti, io andrei avanti così. Tutti i territori, tutti i... Quindi abbiamo il content di YouTube. Poi abbiamo tutta questa roba Amazon, iTunes e Apple Music, Deezer, Google. C'è anche TikTok, chissà se, però non vedo le storie, ecco, non vedo storie di Instagram, non vedo Instagram e Facebook, queste no. Pecca. Non c'è Instagram e Facebook, ragazzi. Ok, però Spotify c'è, ovviamente, non c'è. Ah no, eccolo qua, c'è anche Facebook e Instagram. Perfetto. Andiamo, salva e continua. C'è anche Facebook e Instagram, le storie, c'è TikTok, c'è YouTube. Quindi io ho selezionato tutti. È un po' lento quando premi il pulsante. Io ho selezionato, vediamo se c'è qualche errore. No, ho selezionato tutti gli store. Come prezzo ho messo standard, prezzi standard se in quei, diciamo, in quegli store in cui bisogna selezionare un prezzo dove si vende l'MP3. Ora ho cliccato su salva e continua. Sta caricando, è un po' lento, però per il momento mi sembra molto semplice da usare, vero? Ha tutto, molto semplice da caricare. Ora vedremo se farà casini con, appunto, se azzeccherà diciamo, ecco, gli artisti non sbaglierà nel mettere appunto la canzone nei nostri profili Spotify. Allora, qui adesso possiamo scegliere, allora accettiamo tutti i termini e le condizioni. Wow, possiamo scegliere se gratis o a pagamento. A questo punto ci costerebbe soltanto 10 dollari il singolo, si paga una volta sola e poi abbiamo il 100% dei nostri guadagni, mentre per l'EP sono 20 dollari, per l'album sono 30 dollari, per un album più grande 45 dollari. Va bene, facciamo quello gratis, proviamo quello gratis, spettacolo. Scegliamo, ok, scegliamo quello gratis, sperando di non aver fatto errori. Ok, vedete alla fine c'è questo bellissimo, credo, diciamo, ci fa vedere appunto quanto manca. In questo momento è in revisione la traccia e tutto quanto. Vedi la tracklist, oggi sono in ferie, ok. E quindi poi vedremo se sarà approvata e potremo anche poi cancellarla. Ok, quindi adesso io direi di stoppare, poi ci rivediamo quando il brano sarà pubblicato, vedremo quanto ci avrà messo e come sarà andata. Piccolo aggiornamento, ragazzi, sono passati 5 giorni, è il 10 giugno, il brano è in revisione. Vedete, però c'è questo problema, diciamo ci sono dei ritardi, ci vogliono dai 5-10 giorni lavorativi causa Covid. Quindi ho pensato di, diciamo, interrompere questo video, concludere questo video tutorial qui. Abbiamo visto come si fa, come caricare. È abbastanza semplice. E se lo volete utilizzare, vi lascio il link in descrizione, per utilizzare Rootnote, che è gratuito. E, questo video si conclude qui. Nel momento in cui uscirà, il brano, poi farò un video recensione in cui farò le mie considerazioni finali su come mi sono trovato, però lo posso fare solo quando, diciamo, il brano viene effettivamente pubblicato e in che modo, vedere poi se ci sono errori, se vengono rispettati i tempi. Al momento questo video tutorial, si conclude qui, quindi noi ci riaggiorniamo quando il brano sarà pubblicato per vedere come è stato pubblicato, se è andato tutto bene e farò una video recensione di Rootnote. Se non ve la volete perdere, ovviamente iscrivetevi al canale, così,
sapete sempre quando escono i video nuovi, attivate la campanella, così vi arriva la notifica e così saprete come andrà a finire, diciamo, questa mia esperienza, perché appunto appena il brano sarà pubblicato farò un video recensione del distributore Rootnote in cui spiegherò appunto come mi sono trovato. Quindi per il momento noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento, diciamo, alla video recensione. Il tutorial finisce qui, fatemi sapere nei commenti la vostra esperienza, se l'avete utilizzato, se avete anche dei feedback sul dopo, se l'avete utilizzato prima del problema del Covid, quindi come vi siete trovati, se sono veloci, non sono veloci. Per quanto riguarda la mia esperienza, lo scopriremo nel prossimo video, quindi nel video che farò di recensione quando il singolo sarà effettivamente pubblicato. Quindi iscrivetevi al canale per restare aggiornati, attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!